Mister, nel secondo tempo ci hai provato, no, a rimetterla in sesto questa partita con qualche cambio, anche il cambio di mezzo. Penso che oggi l'unica squadra che stava in campo era la nostra. Loro hanno avuto la fortuna di trovare il gol al volo, un gran gol di Prinari. Poi dopo noi abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare, secondo me abbiamo avuto anche tante situazioni per passare in vantaggio. C'è stato il palo, al secondo tempo abbiamo avuto due o tre situazioni dove abbiamo sprecato tanto, diciamo. Abbiamo corso tanto e il risultato è bugiardo. L'unica cosa è che la squadra deve continuare su questo passo, perché prima o poi arriveranno i risultati. Sono tre partite che giochiamo in questo modo e alla minima occasione ci fanno gol, però penso che nell'arco di un anno cambierà e arriverà pure delle vittorie dove non meritavamo di vincere. Si sono viste delle combinazioni interessanti lì davanti, poi senza gol però... No, cerchiamo di giocare, il nostro credo è quello di, la nostra mentalità è quella di giocarci a viso aperto con tutti, in casa o fuori casa, non esiste andare a, anche perché ho tutti i giocatori che hanno qualità e dunque sono anche con i difensori, ho qualità, non ho difensori che posso difendermi. Cerco di difendermi alto, di giocare e di mettere in difficoltà la squadra avversaria. Forse oggi ci ha penalizzato di più a noi il campo che a loro. Sicuramente chi passava in vantaggio aveva più facilità a gestire la partita. È rimasto in 10 in realtà, però poi alla fine diciamo che ha rischiato di meno, cioè distanza vera, però almeno sbocchi offensivo. Sì, alla fine abbiamo giocato anche con 4 attaccanti. Però alla fine loro si sono messi tutti dietro e cercavano soltanto. Non era facile trovare soluzioni. Potevamo far gol sul calcio piazzato, l'abbiamo avuto con Tommasini che di testa l'ha schiacciata troppo, poi loro si sono messi da dietro, su questo campo è più facile difendersi che cercare di giocare. Noi abbiamo cercato lo stesso di giocare e credo che la mia squadra ha disputato una grande partita su un terreno difficile, cercando anche di giocare palla a terra e di mettere in grossa difficoltà in Nardò, e credo che questo l'abbiamo fatto. Poi ho detto le occasioni, loro sono stati bravi a sfruttare quel tiro, gran tiro al volo di Prinari, e poi da là hanno gestito la partita e noi abbiamo cercato, abbiamo avuto una grande reazione per tutti i 60 minuti che sono rimasti, da grande squadra senza concedere niente, siamo stati sempre in partita, non abbiamo concesso contropiede, solo alla fine qualcuno che voleva cercare di saltare l'uomo, ma non è che ci hanno creato grossi pericoli. Vista che sicuramente tre buone gare, manca qualcosa allora? Manca un po' di quello dietro, un po' di quello. Non è che manca un po' di cattiveria in avanti? Ma all'inizio è ancora, io ho degli attaccanti bravi secondo me, forti, prima o poi arriverà anche il gol per loro e sicuramente diventerà anche più facile, l'ho detto, arriveranno partite in cui creeremo di meno e sicuramente faremo più gol, me lo auguro quanto prima, perché questa squadra, questi ragazzi lo meritano soprattutto, perché lavorano tanto in settimana e cercano di fare quello che proviamo, e questo mi fa stare tranquillo sul piano del gioco, sicuramente sul piano dei risultati dobbiamo cercare di saper segnare prima per poi gestirla nella partita che diventerà più facile ancora. Oggi questi primi tre punti che ci volevano, no? Perché la prestazione forse non è mai mancata, però il risultato sì. Magari la prestazione sarà mancata oggi, però la cosa più importante era centrare i tre punti quest'oggi, perché avevamo fatto due buonissime prestazioni, a Cerignola meritavamo la vittoria e oggi è stato giusto prenderci i tre punti. Come ti trovi? Sei partito, no, in mezzo al centrocampo, sì. Poi questo avvicendamento con Gaetano Palmisano? Sì, io sono a disposizione del mister, posso fare diversi ruoli. Dove il mister pensa di mettermi, io sono a disposizione. Sei stato un po', diciamo, a corto di condizione? L'ho visto un po' stanco? Sì, oggi non solo io ma tutta la squadra abbiamo sentito un po' la pesantezza del campo e speriamo che vengano fatti qualche lavoro per aggiustarlo. Nonostante tu sia arrivato pochissimo, ti sei subito inserito bene? Sì, 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 sono inserito benissimo, anzi conoscevo quasi tutti della squadra perché ci eravamo insieme al settore giovanile. Sono ambientato molto bene in questo gruppo, sono contento di essere qui. Ti manca un po' il gol visto che non è arrivato? Ancora no, ma mi manca molto, ma spero già alla prossima di farlo. Allora, Tiziano, descrivici questo gol, perché oggi è stato veramente un gioiello. Sì, ho messo una grande palla Alessio e poi sono stato bravo e fortunato a beccarla bene, a beccare la porta. Dopo questo gol, all'inizio, la prima partita, la primissima, no? Avevi iniziato in panchina, adesso è dura toglierti dal campo. Ma è dura, sta a me dimostrare durante la settimana di che pasta sono fatto e di dare il 100% ogni qualvolta il mister mi chiama in causa. Si sta di più a vostro agio quando si è ricostruito il centrocampo della nostra squadra.
Diciamo di no, dai. La prima partita in casa non abbiamo fatto così male con Bolognese e Berzetti. Certo, magari c'è più tra me e Bertacchi, c'è un po' più di, come posso dire, intesa. D'intesa, sì. Però alla fine non abbiamo fatto male, dai. Mister, forse questa partita fa da contraltare alle altre, no? Perché un punto nelle prime due era un po' poco per il Nardò. Oggi la prestazione è stata un po' di sotto, però intanto sono arrivati tre punti importanti. Sì, verissimo. Oggi abbiamo fatto fatica, onestamente, forse delle prestazioni fatte finora, quella in cui ci siamo espressi meno bene. Abbiamo fatto fatica, ho visto una squadra sia fisicamente che mentalmente, che poi secondo me sono anche collegate le due cose. Ho visto in affanno, ho visto poco aggressivi, avevamo preparato tutt'altra partita e effettivamente non abbiamo risposto, non abbiamo fatto la prestazione che cercavamo. E la nota positiva di oggi è che veramente fino alla fine poi i ragazzi hanno cercato in tutti i modi, pur non giocando una grossa partita, ci hanno messo il cuore per portare a casa questi tre punti. Questo è l'aspetto più positivo e spero che sia servita questa partita soprattutto per sbloccare la squadra sotto l'aspetto mentale, per dargli quella fiducia, per dargli quella convinzione che lottando su ogni pallone e giocando bene o giocando male, perché poi ogni partita ha una storia a sé, non sempre si può esprimere un gran calcio, e si possono portare i punti. Questo ci deve lasciare come insegnamento questa partita. È normale che bisogna evitare alcuni errori, e oggi ne abbiamo fatti diversi. In altre partite, come abbiamo sbagliato, l'abbiamo pagata, oggi no. Innanzitutto complimenti, perché questa è la sua prima vittoria in campionato, no? Sì. Una donna. A un certo punto tutti ci siamo accorti, De Pascalis l'ha spostato, l'ha visto fare attaccante, Valmisano esterno, e adesso Valmisano che ritorna a fare l'interno. Come mai? No, perché Alessio per noi è un giocatore importante e devo cercare di farlo emergere, devo cercare in lui che ci dia quello spunto importante a questa squadra, quelle accelerazioni. Normale che ogni partita, ripeto, a seconda anche degli avversari e a seconda di quello che leggo io, cerco di metterlo nelle condizioni migliori. Per il tipo di gamba che ha lui, per questa corsa, per questa progressione lunga, lui ha un'accelerazione in corsa. Penso che sull'esterno lui la possa esprimere meglio da un certo punto di vista, perché ha meno densità di uomini e quindi sull'esterno può sfruttare meglio questa corsa. Però nel momento in cui non riusciva a farmelo, ho pensato di fare questa variante, ho pensato di tenerlo più in mezzo al campo per vedere poi nel movimento di apertura della mezzala se riuscivo comunque a sfruttarlo. E qualcosina effettivamente poi mi ha dato. Sì, è nato anche il gol. Però al di là di quello, ripeto, oggi abbiamo patito. Io penso che soprattutto abbiamo patito a livello mentale, perché era una partita, venivamo da una sconfitta in casa, fuori avevamo fatto bene ma un pareggio. È come se ancora i ragazzi ogni tanto sentano questa pressione. Oggi ho visto proprio, mi sembrava una squadra che avesse troppa pressione addosso, e invece loro devono rimanere tranquilli. È stato questo, poi è una conseguenza della pesantezza mentale, secondo me, è quella fisica. Quando uno mentalmente, è come se una partita, si dice, quando si arriva a una partita con troppa pressione, la partita si gioca prima, nella testa, però quello consuma tante energie mentali e quindi come se fossero arrivati già stanchi alla partita, perché vedevo proprio poco cambio di passo anche in giocatori che hanno il loro guizzo, tipo Prinari, ma anche lo stesso Capristo, che domenica scorsa mi avevano fatto grandi accelerazioni, grandi cambio di passo, oggi facevano letteralmente fatica. Quindi faremo delle analisi, parlerò con i preparatori, già abbiamo fatto una piccola discussione tra di noi, cercheremo di analizzare al meglio questa partita per capire dove si può migliorare, cosa si può migliorare. E, ripeto, mi tengo stretto il cuore che hanno messo i ragazzi fino alla fine per portare a casa questo 1-0 anche dopo un'inferiorità numerica. Un'altra cosa che mi infastidisce molto è che la seconda partita in casa è la seconda che finiamo in inferiorità numerica. E questo dobbiamo essere più attenti. Sinceramente, oggi era, lo so, Alessio, è normale che nessuno vuol far fallo, però un giocatore già ammonito, magari un fallo in mezzo al campo non era manco così necessario.
quando si può evitare si deve evitare, perché magari in quel momento della partita avevo messo Cicerello avanti e speravo di trovare qualche spunto perché il ragazzo in settimana si era allenato anche molto bene. E invece poi quello ci ha costretto ad abbassarci completamente, a fare una partita di sacrificio e basta. Però ripeto, spero che questa partita dia alla squadra la mentalità giusta, cioè quello di capire, ripeto, che con grande sacrificio si possono fare i punti. E questo deve essere la base del nostro campionato.